tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Master606 e oggi sono con Neko. Ciao Elvi! Che non si vede perché si vede solamente la sua cuffia e la sua bella guancia di merda. Sapete, quando qualcuno gioca Odyssey ed è impegnato in una boss battle non può molto. Va bene, oggi essere... ragazzi, siamo in un'altra di quelle storielle della mia vita, ma oggi voglio in particolare parlare di una cosa che è successa mentre che ero fidanzata con la mia ultima ragazza. Ok? Sì. Allora, vi voglio parlare di quella volta che ci hanno semi beccato. Che cosa voglio dire con questo? Allora, quando ero fidanzata con la mia ex, c'avevo la mia ex aveva un fratello che secondo me era gay perché via si vedeva. Però vabbè, lasciamo perdere, questo verge su un'altra roba. Però il suo fratello mi sembra gay. E lasciamo perdere. Mancano 9 minuti, quindi ci sbrighiamo. C'è stata una volta in cui, una volta delle tante, che mi ha invitato a casa dei suoi nonni il mattino. E sono rimasto anche giù a mangiare, sono rimasto giù per il pomeriggio. La mattina, allora, anche loro, come me, erano dei grandi appassionati di Pokémon al tempo, perché adesso io non li compro più perché sono uno spreco di soldi. Allora piacevano le carte Pokémon e gli piacciono tuttora, perché mi ha scritto la mia ex l'altro giorno, come al solito, che ha trovato altre carte forti. E lui sta giocando a Super Mario Maker 2, per chi non lo sapesse. No, a Super Mario Odyssey, per favore, precisiamo. Precisiamo, precisiamo. È una grossa differenza. Lo so. Quindi quel giorno noi siamo andati in edicola a prendere delle specie di blister che contengono due bustine, cioè due pacchetti al prezzo di uno. Che loro le chiamano offerte, ma non si chiamano offerte. Al massimo è una specie di dimezzamento del prezzo, una specie di mezzo, non è un'offerta. Quindi un'offerta in pratica, quindi. No, un'offerta è quando uno ti offre qualcosa. Ah no, è vero, un'offerta può anche essere uno sconto. Sconto a metà, cioè metà prezzo, non appunto, prendiamo, 50% di... Mai sentito parlare di sconto? Prendiamo quelli a metà prezzo, non prendiamo le offerte. Cioè quando uno dice prendiamo le offerte ti può anche pensare male, capisci? Può anche sembrare poco family friendly. Ricordiamo l'hashtag di oggi, dottor dottore? C'era il tappeto! E porca di quella! Puttana, vabbè. Comunque ragazzi, l'hashtag di oggi è l'hashtag c'era il tappeto. Perché vi spiego ragazzi, perché l'ho spiegato anche nel nostro secondo canale. E c'è, io sono a casa di mia nonna e quindi mi sono messo a fare la doccia. Mia nonna c'ha sto vizio di non chiudere le porte quando esce dalle stanze. Io gli faccio, nonna ma che problemi hai, ma chiudi sta porta. E lei mi fa, c'era il tappeto. E quindi di conseguenza non riusciva a chiuderlo. Vabbè, dicevo, siamo andati a prendere queste offerte, come le chiamano loro, e le abbiamo aperte. Visto che il fratello della mia ex in quelle due bustine non ha trovato un cazzo, la mia ex ha trovato una carta fortina. Io invece ho trovato forse la carta più rara del set. E poi sai, quando trovi le carte più rare, in genere la gente viene a romperti le palle. Infatti mi sembrava tipo come Jesus, no? Adesso l'hai trovata, te la scambio con qualcosa. Ma non a prescindere, cioè aspetta, offrimi qualcosa, che cazzo vuol dire. È stato tutto, ma proprio tutto il Cristo di giorno a dirmi, dai me la scambi. Cioè non mi lasciavo un tempo libero con la mia ex ragazza. Che non mi lasciava un tempo libero per giocare con te. Però vabbè, quello è un altro discorso. Sì, mi do il vino. Calvi, dottore. Calvi. Durante il pomeriggio, come abbiamo sempre fatto io con la mia ex quando eravamo insieme nella stessa casa, siamo andati in una specie di cameretta in parte alla casa dei loro nonni. E siamo andati nei letti, perché c'erano più letti. E sai, non abbiamo ciulato, non abbiamo ciulato per rimanere family friendly. Monetizzazione, sì. Abbiamo iniziato a sbacciucchiarci come abbiamo sempre fatto. E ogni volta che stavamo lì, questo qua girava intorno per chiederci di sta carta di merda che non frega un cazzo a nessuno. Che poi magari per qualcuno potrà avere anche un low budget.
Anzi, non hai budget, però vabbè. Può avere un budget altissimo, però a me non me ne frega un cazzo, se trovo una carta figa che mi piace, me la tengo e vaffanculo, se ti ho già detto di no una volta, non mi viene a cacare il cazzo tutto il tempo. Infatti, cercavamo sia di chiudere la porta chiave e poi di chiudere anche la finestra, perché c'era una finestra a parte dove lui poteva entrare. L'abbiamo chiusa e questo entrava lo stesso, cioè proprio se ne sfotteva, fotte sega. Dopo che abbiamo passato la giornata, sono rimasto anche lì a far merenda. Bla 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 bla. E quando torno a casa, prima sono tornato a casa della mia ex. Perché prima eravamo stati. Allora, la mattina siamo stati a casa sua. Poi siamo andati a casa dei suoi nonni a far colazione. E poi siamo tornati a casa loro, cioè a casa sua, normale, verso tipo pomeriggio barra sera. E lì ancora che me la menava su sta cazzo di carta. Ma veramente. Che due palle. Ma ne? Quando. Porca troia, mi gratta l'occhio. Quando mi viene a prendere mia mamma e io torno a casa. A un certo punto mi suona il telefono e vedo che era un messaggio su WhatsApp. Lo apro e c'era, era un messaggio della mia ex ragazza che mi dice: mio fratello ha detto ai nostri genitori che siamo stati in camera tutto il giorno. Sono infuriati con me e ora sono in punizione. Ora ho chiuso con lui. Cioè, capisci, suo fratello, l'infattività che poteva avere. Cioè, tu che non trovi niente, giusto che ti rosica il culo perché qualcun altro trova qualcosa, ma tu vai a dire ai tuoi genitori che siamo stati in camera da soli solamente perché non ti ho dato una carta che ai tempi valeva un sacco di tempo e che adesso non vale più un cazzo. Cioè, questa va a dire cose per una carta che non vale un cazzo, cioè capisci? Può valere quelle cose tipo al massimo 20-30 euro. Può valere tipo 20-30 euro al tempo. È detto un cazzo, Dirai, ci sono per alcune che una sono carta 70. po'. Ce ne sono alcune che ne valgono 80, cioè capisci? Sì. Per una carta che non. Capisco la stupidità di chi Che le era di compra. low budget in quel tempo lì, perché erano scesi i prezzi, mi ricordo. Cioè, questo va a dire che sei stato in camera tutto il giorno per una carta della minchia. Ma veramente, le carte dei Pokémon sono delle carte della minchia. A parte quelle del tempo che sono fighissime. Cioè, uno per una carta che non vale niente va a dire cose ai genitori. Le cose finte, perché lui ha detto che siamo stati in camera da soli senza nessuno. Invece no, cioè ci siamo sbaciucchiati e basta, mica abbiamo. Cioè. Poi capisci, questo è un altro motivo per il quale ho lasciato questa tipa, perché oltre ad essere psicopatica e oltre al fantastico hashtag come la vorresti fare, Sì, esatto. ha anche il fratello che è un psicopatico come lei, cioè capisci? Oltre Sì, capisco, ad capisco. essere gay, cioè veramente, questo qua sta attaccato alle persone. Va bene ragazzi, questo era il lungo discorso che volevo farvi riguardante questa faccenda del fratello gay della mia ex. Frocio, frocio. Qual era l'emote di Fortnite per la mia ex, bro? Warnut! Va bene, il ticket per stare con me le tasse è scaduto. No, vabbè, dai. Quella è l'outro dello zoo, quindi non gliela voglio copiare. Già, esatto. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Ringrazio per aver visto questo video. Lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se volete mettere dislike prima, girate lo schermo. Noi ci vediamo al prossimo video, qua da Master06 e Neko è tutto. Ciao Adieu. belli!